Ciao. Grazie, grazie. Ma quale spiaggia? Quale spiaggia è meglio di questa? È meglio quale di questa, eh? È meglio di questa. La cassetta la facciamo. Quale spiaggia? La farò di cassetta. Eh sì, la dobbiamo fare qualcuno e poi la mandiamo giù. Ma tu quasi per essere nostalgia e gli ancora. Invece di mettere l'acqua calda, mi metto l'acqua fredda. Ma mancava l'acqua prima. Al contrario. Che si è fatta la doccia con l'acqua fredda. Dormi pure. Sfrutta questo più riposante. Questo non è interessante. Non dice pa. È una cosa interessante. È quella sì, questa è vita reale, un momento vissuto, eh. È un dialogo, che cazzo? Fa sentire come parli italiano. Come si dice generation? Generation. Questa è seconda generazione di amici. Seconda generazione, la prima. Mio padre prima. Esatto. Vabbè, noi siamo amici, figli amici. E io so, come posso dire, so amico di zio, di amico, di frate, di cugino, sorella, ok? Ok. L'importante è che appartiene a San Giacomo. L'importante è quello. Scorre sangue San Giacomese, eh? Facciamo. Sangue non è acqua, è vino, ragazzi. Sì, mannaggia io. Ciao. Che buono. Dai, ci può sputare in diretta un osso per fare? Quanto è scemo. Questa è una, è o non è una festa? Scusate. Facciamo i vaghi, dai. I giocatori ci sono dietro la telecamera. Però stasera io sto per presentarvi la ragazza brava di Monte San Giacomo nel campo musicale. Ma chi sarà mai? Maria Antonietta. Eccola! Ma no! Ma gente... Angelina Dion! Antonietta Dion! Vuole molto tempo per diventare giovani. Auguri ai cinquantenni del 1950. 50. Auguri! Per dare a tutti la possibilità di fare una foto, spostatevi un po', formate un semicerchio.
opposizione, forza! I non cinquantenni alla mia sinistra, i cinquantenni! Ma scusa, qual è la destra? Qual è la destra? Qual è la destra? La destra è questa! Hola, è la sinistra! Allora un po' più dietro per la foto, e non 50 anni spostati qui. I fotografi così fotografano proprio loro. Non vi muovete un attimo ancora. Va bene così. Tanti auguri a voi. Forza che il dottore e Matteo stanno facendo i bisognini là. Abbiamo fatto la foto a voi, la torta a noi. Andiamo Pascal. Fotografi la concorrenza. Allora, io proporrei. Bravo! Io proporrei che facciamo una cosa. Una noi uomini, ma non perché vogliamo essere maschi. No, è una solo le donne. Non c'è scelta. Anche loro sono i. Signore, ma allora? Ma questi uomini così vanitosi che festeggiano i 50 anni, poco cavalieri perché non rispettano la femminilità, ma non lo so. Sì, è vero, è vero. Prima le donne, forza, come? Prima le ragazze cinquantenni, prima le ragazze cinquantenni. Solamente le donne. Una cosa veloce, mi raccomando, se no si scioglie la torta, forza! Cresh, cresh! È roba tremenda! Questa è una guerra forte! Arriva il coltello, facciamo. Sì, allora tutti i cinquantenni dietro il signor Qualiciano e la signora. Lina Spina. Nina. Mamma mia, Nina sta per Giacomina. No, Nina. Anna! Facciamo sta processione, sei là. Sei una gru. Oh, thank you. Tanti auguri. Tanti auguri. Cinquantenni. La foto di gruppo non poteva mancare. Come si chiama?
gruppo completo sullo sfondo montano, Arvesa. Matteo? Tutti i partecipanti festeggiati, ospiti, parenti, cugini e compari, tutti riuniti nella grande festa in montagna. Un cugino mio! Oh pallone, oh pallone! Un sorso e voilà! That's okay. Vuoi bere? Yeah. Spumante! Spumante di festa! Mangiamo! Fresco! Stupendo! Proud sponsor of San Giacomo's 50 anni! 50 anni! Not 100, 50 anni! Anni e non sentirli. Complimenti. Il più vecchio sembra Nico comunque. È vero. Soprattutto in campo. Ah no, è vero. Ah, chi è? Con noi Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Giuseppe Calabrese, Maria. Mamma e figlia. Allora. Io sono proprio molfettese, no? Molfettese, è vero. Lui, ma anche lei. Incredibile, attenzione. Signor. Ma dai, grazie. Garianna, mancava la tua presenza però ieri sera. Non è vero. Mi aspettavo. Di fronte alla zia Carmela, Michele. Per la durata perlomeno, non dico per la voce, ma per la durata sei il minimo. Zia Carmela 4 ore di seguito. La gente accorre. No. No. O sole, o sole. Abbiamo anche i noti, chi è stato bravo sarà promosso, chi ha fatto il cattivo. Come punizione replicheremo le spese, paga tutto lui. Bella punizione. Siamo tutti? Manco io. Diamo la parola al nostro sindaco Raffaele, così ci spiegherà un po' anche... quello che sta per fare per noi cinquantenni e per tutti noi che abbiamo partecipato. Ok? Ci siamo allora, ecco. Allora voi il sindaco, un bel applauso al sindaco. Applauso naturalmente per voi che oggi festeggiate i 50 anni. Felice, sperando che i prossimi del terzo millennio siano migliori. Mi vedete con la fascia e a qualcuno può sembrare strano che i
questa circostanza indosso la fascia tricolore, ma siccome io ritengo che questo sia un evento importante, tutti gli eventi importanti sapete che bisogna onorarli con la fascia tricolore. Quindi io mi accingo adesso a consegnarvi una, niente di particolare, una piccola pergamena su cui è stato riportato un decreto, sempre perché si tratta di un evento particolare e importante, ho ritenuto appunto il vostro onore fare un decreto. Quindi adesso lo leggo e poi dopo mano a mano sarete chiamati ognuno di voi e sarà consegnato questo, diciamo, ricordo da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco, visto il registro degli atti di nascita dell'ufficio anagrafe, dal quale risulta che nell'anno 1950 è nato il signor, e quindi ci sarà scritto il vostro nome, visto il rapporto informativo dell'ufficio di polizia municipale attestante la buona condotta, rilevato che il giorno 31 luglio 2000 tutti i nati dell'anno 1950 si riuniranno in località Tempe per celebrare solennemente il cinquantenario della nascita, considerato il notevole risalto dedicato al fatto dalla stampa e dai mezzi di comunicazione, ravvisati gli estremi della legge per una proposta di ricompensa al merito, decreta di qualificare quale atto di estremo coraggio l'azione compiuta dal signor, e ci sarà scritto di nuovo il nome, il giorno 31 agosto 2000, e di proporre alla competente autorità divina una ricompensa di anni 50 con rinnovo tacito alla scadenza. Dalla presidenza municipale, 31 luglio 2000. Questo lo abbiamo fatto a dire la verità anche in un'altra occasione quando si è festeggiato un po'. Sì, è importante partecipare e favorire questi momenti di aggregazione. Voi siete stati capaci di farlo e quindi approfitto per fare i complimenti a tutti voi, ma in particolare a quelli che hanno, diciamo, consentito tutto ciò, a quelli che si sono interessati dell'organizzazione, perché non è facile mettere insieme tante persone che sono nati nello stesso anno e che non risiedono nello stesso posto. Noi abbiamo visto, c'è gente che è venuta dagli Stati Uniti, è venuta da lontano, dalla Germania, Svizzera, da Napoli, e quindi non è facile metterli tutti insieme. Mi dicono che questo è stato un anno effettivamente forse è l'anno in cui ci sono stati più nati, perché siete 84 e purtroppo non si è riusciti ad averle tutti, però voglio dire, c'è stata sicuramente una grossa partecipazione da parte di voi tutti. Io vi rinnovo di nuovo gli auguri più sinceri per questa festa che avete organizzato e per un futuro migliore a tutti voi. Adesso cominceremo a chiamare. Allora, chiameremo in ordine alfabetico, come diceva il sindaco. Chiaramente il cinquantenne si alzerà. Senza emozionarsi, non vorrei che qualcuno carissima prima che arriva qua, è un momento importante, quindi io voglio proprio per questo far capire che è qualcosa di importante. Quindi iniziamo allora in ordine alfabetico. Allora, il primo è Aluotto Michele. Allora, abbiamo deciso in questo modo. Ricordo che consegnerà tutti quanti, vuol dire tu sindaco, ha avuto anche la gentilezza di... Naturalmente era obbligatorio e ci avevano pensato già gli amici dell'organizzazione regalare una rosa a tutte le signore.
diciamo, signore festeggiate, le rose delle signore festeggiate diciamo, le offre l'amministrazione comunale, diciamo così. Invece le rose delle mogli dei festeggiati, dei cinquantenni, sono comunque offerti dall'organizzazione. E questo avevano tentato di far pagare pure le altre rose, non ci siamo riusciti, vuol dire che ci accontentiamo di questo. Allora, quindi, la consorte di Michele, la moglie di Michele. Sì, sì, Giustina, sì. Ecco così, è un atto... Bene, un bel applauso. Aspettate che ancora non è finita, ma i premi non finiscono mai. Ora noi del 50 volevamo, così si parlava, la bomboniera, questo, quest'altro, non sapevamo che cosa fare. Abbiamo pensato così, una piccola targhettina, maggiormente del millennium, queste medagliette. Sono, le abbiamo, diciamo, incise dietro la data di oggi, e quindi ne riceverà ognuno che compie 50 anni, non gli ospiti, quindi non vi illudete, solo per i cinquantenni, ci sarà anche questa medaglia. Quindi la diamo a Michele oppure alla moglie, come vuoi. Insieme? Va bene, ok, auguri allora. Ok, un applauso. Allora, amato Mario, il nostro amato Mario, Cicino. Sì, sì, magari. Mario, poi vogliamo fare in modo anche di, così, un pensiero anche per questa, così brevemente, giusto? Penso che così un commento a caldo, come dice il sindaco, di come è andata la festa, di come si sta ancora... Mario, bravo. Il quasi ci preoccupa. Allora continuiamo questa passerella, come hanno fatto ieri sera la passerella, purtroppo non l'ho vista, forse le modelle di ieri sera erano più giovani di queste modelle che verranno adesso qua. I modelli. Allora la prossima è amato Rosina. Buccino Caterina, un applauso. Vuoi dire qualcosa? Sì, quando li chiamavano. Un applauso. La prossima è Calabrese Rosa. Se vuoi dire qualcosa? Non vuoi dire niente? Va bene, grazie a te. Killer. Qua è bella.
Qua mi trovo con due Caporino Vincenzo, non so chi è. Chi è nato prima dei due? Vediamo un po'. Killer. E lui? Allora Caporino Vincenzo, il nostro professore. Bravo! Killer. È da stamattina che stiamo commentando, qua non possiamo dire se è commenta questo. No, ma pure diciamo questo che è un ringraziamento particolare all'amministrazione, al sindaco che ha veramente ci ha sorpreso con questo atto. Un'altra gaffa clamorosa. Deve venire tua moglie, scusa, se delle moglie degli altri, non ho capito. Dov'è Giovanna? Chiedo scusa per Giovanna. Siccome avevamo due ospiti di Belvedere, li hanno portati a vedere le Belvedere naturali, quindi fare in questo senso non c'è, ho chiamato io la missione per lei, quindi dicevo ringraziamo il sindaco per questo bellissimo pensiero, un ricordo veramente eccezionale, è stata una giornata eccezionale perché ci siamo visti dopo tanto tempo, io non conoscevo alcuni di voi, con altri ci siamo sempre visti, mi ha fatto piacere veramente stare insieme con Divina, con Rosa Rubaldo, con altre ragazze coetanee che faceva, non ci vedevamo dalla quinta elementare, quindi veramente è stata una giornata eccezionale, quindi grazie di essere venuti tutti quanti. Non so se avete notato, lui parlava di ragazze, parlava di voi cinquantenni, ragazze. Oh, avete visto? Io tempo, come siamo. Allora, l'altro Caporino Vincenzo, il nostro pisano. Pisano di Pisa, come sta la tour a proposito? Ok, un commento allora, Vincenzo. Ringrazio all'amministrazione di questo pensiero, agli organizzatori, agli amici, amici che non conosci, ai cameraman. Grazie a tutti, è stata una bellissima giornata. Caporino Michelina, ancora un'altra toscana, vedete, la toscana la fa da padrone. E mi avevano proposto, veramente stiamo facendo da padrone. Un tuo pensiero. Clemente Palmiro, il nostro farmacista. Vai Giovanna. Ovviamente. Vieni, vieni. Perdonare, chiederemo un qualcosa. Sì, Giovanna e che è Palmiro. Che cosa pensi della giornata? Parla Giovanna, Cataglio farmacista. La giornata è stata bellissima. Io personalmente devo dire che non mi aspettavo tanta vitalità, perché
partecipanti per questa calorosissima giornata che ci avete dato, perché la vostra numerosa presenza sta a indicare che quello che noi abbiamo pensato era nel cuore di tutti voi e quindi anche voi lo sentivate. Noi abbiamo, come dire, solo accesa questa fiammella. Niente, qua è una bellissima giornata. E un'altra cosa, mi auguro tanto, io credo molto nella memoria, nel pensiero che ci accompagna negli anni, che tutti stasera, ritornando a casa, prima di metterci a letto, diciamo: ma che bella giornata che abbiamo passato. Grazie. Allora ringraziamo Palmiro. Ora tocca a Lisa Filippo. Ovviamente anche la moglie, non è che ogni volta lo devo dire. Chi ci ha portato la moglie deve portarla anche qua. Alla moglie diamo il fiore. Grazie. A Filippo facciamo commentare. Allora, un pensiero. Quello che posso dire, ringrazio Spezia per la sua disponibilità. Grazie sindaco, insomma, la mia moglie. Allora Nicodemo Pietro, il nostro dottore di Napoli. Ciao. Ovviamente prima il dottore è arrivato con un po' di ritardo, quindi ora abbiamo modo così di sentire anche, di ascoltare un po' un tuo parere su questo che abbiamo fatto. Io vi ringrazio che avete invitato, non essendo io nato a Monte San Giacomo, però sento di essere San Giacomista e mi avete fatto ricordare di quando ero ragazzo che venivo con molti di voi, andavamo tutti quanti ai Scarroni. Raffaella ha dimostrato una grande sensibilità di amministratore, ma soprattutto di uomo, e loro sono stati brevissimi a organizzare. Il resto giustamente è stato bravo, devo ringraziare anche lui perché ce l'ha messo tutto insieme. Grazie, è stato bravissimo. Grazie, grazie Pietro. Signora Nicodemo, vuol dire qualcosa? Quindi sono così in forma, come diceva la signora. Diciamo questa va interpretata, è chiaro. Poi ognuno arriva alla conclusione in modo suo. Comunque siamo d'accordo. Brava. Allora ora abbiamo Monaco Francesco. Che ha sposato una figlia l'altro ieri. E signora, ovviamente. Sono parecchi che sono nonni. Speriamo che la possa tutti e basta, ci può.
Nicodemo, Vincenzo, Enzo. Dove sei? Signora, non era andato. Abbiamo trascorso una bella giornata con uno splendido sole e volevo fare uno splendido vento pure. Gli organizzatori, perché hanno fatto una bellissima festa, all'amministrazione per il pensiero che è molto simpatico. E grazie. Allora, signora, signora Nicodemo, ci dica qualcosa. Lei viene da Salerno, vogliamo sentire un po' voi cittadini. Siete stati bravissimi ad organizzare. Grazie. Allora, il primo nato. Il terzo nato. E allora perché gli avete fatto, e perché gli avete fatto tagliare la torta? Perché non c'era Oso. Ah, ecco. Allora Palliciano Nicola. Ma tu a trasporto un po' di fare. Ovviamente chiederemo qualcosa a Matteo, ma mi raccomando, quante foglie hai preparato? Se no non chiediamo niente. Anzi, chiederemo qualcosa alla moglie, perché Matteo l'abbiamo sentito. No, qualcosa. La giornata. Mi dovete scusare se sbaglio, che non so parlare molto italiano. Vi ringrazio molto per questo bel ricordo che avete fatto a mio marito e auguri a tutti i 50. Non credo proprio che me lo volete dare a me questo microfono per ricominciare da dove sono. Di nuovo auguri a tutti noi cinquantenni, auguri al Comitato Festa, ringrazio il Sindaco e il Comune per il loro coinvolgimento in questa nostra bellissima giornata. Grazie. Grazie a Matteo. Ancora oltre l'oceano, Stati Uniti d'America, Podea Antonio. A Palmira quelle bandiere che non abbiamo trovato. Ringraziamo tutti e speriamo che questa grande giornata che hanno organizzato, non c'è proprio niente da dire quello che hanno fatto per noi. Ringraziamo piuttosto Monte San Giacomo che ci unisce insieme, sempre ci mantiene uniti. Se non era per San Giacomo noi non eravamo qui. Grazie a questo. Romano, indovinate un po'? No, dopo.
dopo. Romano Pietro. Se ne aiuta la moglie, lei a corna. Pazienza. Io davanti qua non va. Ovviamente Pietro, volevo dirti che questa rosa la devi dare a tua moglie, non alla capra che c'hai, questa la devi regalare alla moglie. Però che gentile. Allora anche da parte tua, così noi con Pietro scherziamo perché siamo molto molto amici, quindi vogliamo sentire anche qualcosa da lui. Io ringrazio a tutto. Lascia stare la cravatta. Ringrazio a tutto, a tutti, al sindaco, al comitato, Orez e tutti i cinquantenni e compresi. Speriamo che andiamo sempre avanti. Grazie Pietro. E porta la rosa mogliette, è nato una raga. Allora, sì, Chirichella Antonia. Charlie. Ma è stato un fiore, un ramo marito. Eh sì, facciamo qualcosa di diverso. Un fiore al marito e poi sentiremo anche un vostro giudizio su quello che si è fatto oggi. Grazie a tutti e a tutti per la bella festa che avete fatto. Antonio, vuoi dire qualcosa? Ha detto la moglie, va bene, non ci sprechiamo molto. Ora abbiamo un altro romano, ma un romano di Roma qua, qua è roba pesante. Un romano di Roma. Romano Michele. Un applauso. E ci ha allietati con un canto meraviglioso, si fa per dire, ci ha allietati. Ci ha rotto i timpani. Sentiremo un giudizio prima alla signora. L'iniziativa a cui abbiamo partecipato veramente mi ha fatto un'impressione ottima, perché rispecchia quello che è la comunità di Monte San Giacomo, dove si vive ancora a dimensione veramente d'uomo, dove la gente si conosce tutta, si saluta quando si incontra, e perché vive una città grande è una cosa che lascia il segno. E questo è soltanto la punta di questa attività che io spero si mantenga tale, perché spero di continuare anche a venire con mio marito. Perché poi non sono così decrepiti questi 50 anni, con qualcuno sta grazie allora Michele. Tutte queste parole si pensano a tutti questi coetanei, sinceramente non saprei che dire per questo giorno così particolare. Io mi sento di Monte San Giacomo, mi sento soprattutto adesso che sono fuori dal lavoro, quindi essere tornato oggi qui in mezzo a tutti non solo mi riempie il cuore di una gioia immensa, ma soprattutto spero che possa continuare per tanti tanti anni ancora. E di questo ringrazio tutti, veramente, veramente tutti, e non so che dire altro. Grazie. Bravo Michele, abbiamo visto anche un po' di commozione. Ti ringraziamo. Ogni tanto. Allora, Romano Pasqualina, anche il marito che faceva i commenti poco fa dietro. Passa davanti, passa. Vieni, vedi figlia la rosa. Pasqualina.
Allora non so se ci conviene far parlare Pasquale, facciamo parlare a Pasqualina. Grazie a tutti, grazie a tutti e speriamo che fra 50 anni ci troviamo una cosa. Pasquale, dici qualcosa. Ma che posso dire io? Ho compleanno di mia moglie. Io è stata solo una bella giornata, una bella festa, come tutti gli invitati. Mi tocca solo a pagare. Pasquale sembra come se trovasse qua per caso. Ci sono passato, era loca, ci sta moglie, ma mi sono fermato con lui. Allora, Romano Michelangelo. È la moglie, ovviamente. Sentiremo un parere anche di Michelangelo. Allora, io voglio ringraziare tutti i miei coetanei, gli organizzatori, il nostro comune. Per me è stata una grande giornata. Grazie a tutti. Non passo il microfono. Ok. Grazie. Grazie. Spina. Frank, sono chiamata proprio l'americana, è la moglie ovviamente, Arcangela. Purtroppo non è una, non è barzelletta, l'altra sera giocando a pallone, perché se... Non parla davvero. Ha perso la voce perché, per chi non lo sapesse, noi cinquantenni giochiamo ancora a pallone. Quindi ha preso un po' di freddo quando studiamo a 50 anni. Anche altre cose, chiaro, tra le altre cose. Allora facciamo, sentiamo un po' con un giudizio di Arcangela. Voglio ringraziare tutti, la giornata è stata molto bella. E auguri a tutti i cinquantenni, spero che avete altri 50 da festeggiare. Grazie, grazie per la vostra partecipazione. Allora, sì, ma purtroppo no. Che Gesù non fa sta tua. Spina Giovanna. È la prima nata del 50. Il marito ovviamente se c'è si deve accomodare qua. Vieni. Andò, vieni. Ti vedo molto decisi, vedete d'accordo chi vuole parlare? Nessuno dei due. Vi ringrazio molto, sono stata molto felice una giornata insieme ai miei coetanei. Devi pagare. Ovviamente Andò, offerto si fa per dire. Chiariamo, eh. Cerchiamo di non confondere le cose. Allora, poi facciamo il circa a dire, diciamo così. Allora, il nostro Tacelluzzo, Tacelli Antonio. Anche di Antonio e la moglie. Ha facciato il sindaco, ovviamente sono fratelli e sorelle, eh. Non è perché è raccomandata, è perché sono fratelli e sorelle. È stata una giornata eccezionale per noi cinquantenni, che noi sì, anche se non siamo tutte 84, che allora era 84. Grazie a tutti, sì, ma lei che gli ha invitato. Yeah.
veramente. Ubaldo Rosa e consorte. Non io! Non io! Non parlo! Rosè! Rosè, ho un po' tratto di nucleo, non faccio la si addice più a me. E allora non diamo a te. Ah, ma non diamo a te. Ma poi c'è la... Allora, ovviamente anche Rosa ci dirà qualcosa. È stata una giornata memorabile proprio. Io la porterò nel mio cuore per sempre, certamente, sono emozionata, grazie soprattutto agli organizzatori che ci hanno permesso di vivere dei momenti così emozionanti. Grazie. Grazie a voi. Sono stato fortunato di aver sposato una Saggia Comese, altrimenti non avrei avuto la possibilità. Bravo, bravo! Bravo! Allora siamo arrivati agli ultimi tre. Caso strano, siamo tre cugini, chissà perché siamo in ultimi. Ci hanno messo nell'ultima posizione. Però la cosa più grave, sai qual è, Maria? Che sono finiti i premi. Ce ne sono solo due. Ora ho io, tu e Rosa. Dobbiamo farne a meno, non lo so. Troviamo solo tre medaglie qua. Perché non deve fare meno l'organizzatore? Allora iniziamo con Vernaglia Rosa. Michele, Michele, vieni, vieni. Michele, Rosa, come un fiore aspettativo, potremmo la Michele. Tagliamola a Michele, il fiore. Allora, due parole, Rosa. Non ti emozionare, ci sono io vicino, non ti preoccupare. Veramente questa è stata una giornata bella, mi sono ricordata dei compagni che siamo stati a scuola assieme. Mi ricordo parecchie cose, io ho una mente lunga. L'ultima, che siamo sempre l'ultima all'appello. Guardo a Rosa, Vicicondo Maria, Vernaglia Rosina. Vicicondo felice. È un solo che non è bello felice. Non lo so, gli ultimi. Allora, grazie agli organizzatori, soprattutto. Grazie al sindaco, a tutti. Grazie a tutti. Invitati. Scusate, un buon mattino. Non ti preoccupare. Anche Michele ci dirà qualcosa. Dillo solo, dillo, dillo. Auguri a tutti. Viciconte Maria. La Rosa? Come no? La Rosa, professore? Non è rimasto uno proprio a me. Allora Maria ci dirà un suo pensiero, così un po' tutti quanti abbiamo fatto. Allora, io ringrazio come tutti gli altri l'amministrazione, voi organizzatore, e più di tutto ringrazio il Signore che ci ha fatto raggiungere questo traguardo a tutti. Grazie Maria. Credo proprio che abbiamo finito. O manca qualcuno, mi sfugge qualcuno. Professore, lo facciamo fare a poco. Mi sono figlio a se stesso. Voi le chiama l'appello, no? Lo sai, un professore che le chiama l'appello. Vicicondo è felice. Allora, io l'ho detto stamattina, ma ricordo stamattina, lo ripeto anche oggi pomeriggio, ormai è 7:30, è quasi cena. No, dobbiamo fare gli spaghetti fra poco, non me ne andate. La moglie di Felice! Dov'è la moglie di Felice? Professore, io sono sposata. Sì. Allora, la moglie. Allora, ringraziamo Felice per questa... È stata veramente l'anima di noi cinquantenni. Insieme a tutti quanti noi. Però non esageriamo il cuore. Ha avuto un poco più di tempo libero insieme a Palmino e si è tagliato un pochino di più rispetto a noi altri. Meraviglioso ricordo. Ovviamente mi prendo anche la medaglia, quella solo me la dà. La medaglia? Porta a casa, non perdere niente.
organizzatori, ci sentiamo di, così, di condividere anche con il sindaco. Ringraziamo per la sua gentilezza, per la sua partecipazione, per le belle parole, che anche per questo ricordo, che io dico che è molto bello, è importante averlo, è un bel ricordo che resta. E quindi anche al sindaco, la moglie ovviamente si alzerà perché abbiamo un fiore anche per te. Abbiamo modo così di darti questo ricordino che tutti quanti noi abbiamo. Grazie di tutto. Una piccola precisazione. Mi ha fatto notare mio cognato che c'è un errore di data. C'è 31 agosto e non 31 luglio. Purtroppo non è che l'ho fatto io. Ho dato disposizione agli uffici di farlo. Comunque, se se volete possiamo tranquillamente rifarlo e magari si sostituisce, altrimenti il ricordo penso che resti comunque, insomma. Allora grazie anche per il gentile pensiero. Ricordo che avete avuto tutti e che conserverò con grande piacere, con grande amore. E grazie veramente di cuore di questa giornata stupenda che voi, che mi avete consentito di dividere con voi. Tra i premiati, tra quelli che noi premiamo, dobbiamo premiare, abbiamo voluto premiare al sindaco e ringraziarlo per la sua partecipazione, che ci ha portato l'autorità in mezzo a noi. Abbiamo ringraziato e premiato il parroco che ci ha portato la parola di Dio. Abbiamo ritenuto di premiare anche alla presenza della Chiesa evangelica nella persona di Viceconte Vincenzo, e quindi dobbiamo consegnare anche a Viceconte Vincenzo, che rappresenta la comunità evangelica, la Chiesa evangelica qui a Monte San Giacomo. Ovviamente tua moglie non l'hai portata. Quindi non l'ho potuta portare. Cosa devo dire? Io ringrazio gli organizzatori, il sindaco, il Rezzo e tutti voi presenti. Non me l'aspettavo e sono commosso. Grazie anche a nome della Chiesa Cristiana Evangelica di Monte San Giacomo. E non finisce qui, non so chi lo dice, so che si dice a qualche parte, non finisce qui. Ora ovviamente abbiamo così avuto questo momento molto bello, credo, di questa specie di pregazione. Non è che adesso questa prima non è che ve ne andate per vari motivi, rimanete piccola. Vabbè.